Signor Bruno, buon pomeriggio. Volete essere così gentile da spiegarmi? Ma che è successo stanotte? Ieri ho fatto i bagni e oggi non me lo posso fare, perché? Ho visto una carta scritta, un'ordinanza che arriva dal sindaco, da chi è? Sì, dal sindaco di Massalobrenza, perché questa ordinanza stamattina che purtroppo l'acqua è virata e non è bagnata. Ma all'occhio sembra uguale a quella degli altri giorni. È sempre stato così l'acqua. C'è un po' di corrente, si è messo un po' di maretta. Anche un po' di corrente, un po' di maretta, l'acqua è pulitissima qua, a vista. Poi come dicono loro, che le parti hanno fatto gli analisi, che l'acqua è inquinata. Ma più di tutto ciò che non sono per la situazione. Comunque il vostro è uno stabilimento che fortunatamente io non posso fare i bagni, però mi sono messo un po' all'ombra, ho mangiato qualche cosina. Ci fa piacere di questa crescita continua, annuale, che state proponendo delle cose, insomma sapete adattarvi alle varie esigenze, ma durerà parecchio? Io spero di no, guarda, io spero proprio di no, perché a parte il fatto della maniera di lavoro, noi siamo proprio buttando un sasso sulla penisola sovrentina, cioè, perché a parte il mio locale, anche all'estero che mi hanno chiamato, veramente mi hanno chiamato dall'estero per sapere che cosa sta succedendo qua sopra. Tieni prenotazioni anche per settembre, perché sì. Settembre e metà ottobre è stato il mese più, sono i mesi più belli per venire da te. Esatto. Non c'è tanta confusione, possiamo fruire dei comuni, delle barche, fare un giro per tutta la costa. Sì, anche per il fatto dell'ordinanza. Ma Bruno, è stato un fulmine a ciel sereno l'applicazione di questa ordinanza o insomma si era preannunciato un poco nell'aria? Allora, si è preannunciato un po' nell'aria perché a Sorrento già un mese fa già cominciavano a dire che l'acqua era inquinata, e ora sono venuti anche qua a fare gli analisi, dal 15 al 18 agosto, e hanno visto che l'acqua è inquinata. Dal parco è venuto anche io a fare gli analisi, però non si è ancora la risposta. Ah, quindi stanno facendo prelievi giornalisti? Sì, stanno facendo prelievi giornalisti. Ma chi è nella condizione non come la tua, che fortunatamente, insomma felicemente, accogli le persone senza mandarle via? No, perché noi qua non facciamo solo il bagno, ma insomma ci possiamo intrattenere anche dopo il tramonto. Sì, esatto. Chi non è in queste condizioni, che fa? Chiude il battente, Bruno? No, ma che chiude? Tutte le spiagge sono piene qua fuori, tutte le spiagge sono piene, Cala di Volo, da quell'altra parte, tutto pieno. E intanto qualcheduno a mare ci sta, però io non voglio fare la spia, però voglio dire solamente che... No, qualcuno a mare ci sta, noi abbiamo l'ordinanza, l'abbiamo esposto qua vicino al chiosco. State avvisati? Tra l'altro quando sono sceso con la macchina, il signore prima di staccare il biglietto d'ingresso mi ha detto guarda che non potete fare il bagno. Esatto. Molto correttamente e precisamente. Esatto. Vabbè. Stiamo facendo il possibile. Poi chi si vuole fare il bagno sotto la sua responsabilità se lo fa. Chi non se lo vuole fare, non se lo fa. Diciamo che tu comunque hai preparato le alternative, esatto, che vanno da una buona pizza a una passeggiata nel comune. Esatto. Tranquillo. Esatto. Speriamo che passi presto questa situazione e che si diano da fare. Anche per Sorrento, più che altro, per la penisola sorrentina. Tutta la penisola sorrentina. Tutta la penisola sorrentina. Si incomincia a parlare di depuratore, ma poi caro fanno depuratore. Ma poi ci sta il depuratore, poi il depuratore ci sta già pure, che va verso sopra. Il problema dell'acqua inquinata viene da est, non è che viene da pure, è da est che viene verso qua l'acqua inquinata. Diciamolo chiaramente, perché si creano le correnti. Al centro del golfo c'è una secca che i pescatori vanno a pescare, che fa girare la corrente in un certo modo. Tu sei prima un marinaio e poi un siamo da 50 anni, un manager. Sono nato a Pulo, vivo a Pulo e credo che morirò a Pulo, non da base. Quindi il depuratore per le case che stanno qua? No, ma ci stava verso sopra, quello da qua le porta su, qua non è che la fogna qua che sta qua. Il problema sono le correnti che portano la schifezza da est, da Levante, che viene la corrente di Levante che viene verso qua. Questa è la situazione. Avremo qualche un'altra di quelle feste belle che tu organizzi di sera? Le braciate, le anguriate. No, quest'anno non ho fatto niente perché purtroppo per mio fratello il mese di giugno per l'altro non ho fatto niente. Ho capito. Ti ringrazio della disponibilità, verrò a romperti, come si suol dire, le cervella ancora nei prossimi giorni, perché noi ci dobbiamo fare il bagno. Vedete come dovete fare, ma noi ci dobbiamo fare il bagno. Va bene. Grazie. Prego.